Mi ricordo che ero un bambino effettivamente molto solitario, perché mi piaceva stare in disparte. Però era un mondo tutto mio, era... per me era fantastico. Cosa vuoi fare da grande? L'ho sentito nei sui banchi di scuola, che si parlano, che tutti cominciano già a parlare, che c'è un avvenire, tutte queste cose, e tu dici, cioè un avvenire, cos'è un avvenire? Ho detto voglio fare l'infermiere, però cioè, se vedo una siringa o qualcosa, un po' di sangue, cioè scappo, quindi l'infermiere no. Io da bambino sognavo tantissimo di andare nel mondo, girare il mondo, cioè una cosa... E all'asilo avevo la barchetta come contrassegno. Il culmine è arrivato quando già alle medie ho sentito l'amico apprendista. Sì, si può lavorare sulle navi, si può girare il mondo, si può fare dappertutto, si può fare dappertutto, si può fare in tutto il mondo. E io ho cominciato a fare tin tin tin, ma cos'è sta cosa che... tipo permette di fare tutto ciò. E alla fine ero su una nave, avevo fatto il giro del mondo. Perché volevo emozioni, volevo vedere cose diverse. Perché io la prima volta che proprio sono stato in ammirazione, per esempio, della luna piena, ero in mezzo all'oceano Atlantico, vedo sta scia bianca, dico, ma che bello, ma la luna, te ma io non l'ho mai vista la luna, te ma da noi non c'è, cioè, sai proprio... Poi torni, dopo svariati anni, sbarchi il cenere, c'è una mega luna lì, proprio sai, sopra alle montagne di Locarno, dici, se ce l'abbiamo anche noi, la luna è stupenda. E adesso lavoro qui felice e ho portato il mio lavoro sottoterra, sotto il ristorante dei miei genitori, dove da piccolo mi nascondevo sempre. Ecco lo spazio. Qua uso un oggetto che da piccolo era quasi proibito. Che strano essere qui adesso. Sono irrequieto. Non riesco a star qua senza fare niente. Sto bene, però arriva un momento nella giornata dove necessito proprio di una boccata d'aria e allora mi avvicino all'oblò, questa era la vista che avevo sulla nave e da qui proprio una bella boccata d'aria e mi ricarica. Una cosa che il mio lavoro mi regala è la soddisfazione delle persone che escono. Tu lo vedi, che quella persona è cambiata. Quella è la mia ricompensa maggiore, in assoluto. Io e mio papà non me lo volevo lasciar fare. Ma mi ha detto la mia farmacia di stupid. Per loro una scuola di commercio, una scuola di qua, una scuola di là. E io mi sono battuto per fare questo lavoro. Qualsiasi cosa, se tu la vuoi fare veramente fino in fondo, devi farci uno studio, anche a far camerè, anche a far sciavatin, anche a fare quelle professioni che tutti hanno sempre ritenuto magari secondarie o banali, perché? Perché non hai un guadagno, perché non hai un'affermazione sociale. Quanta gente ha ancora 30 anni che ha sbagliato strada? Perché non ha mai toccato quello che voleva fare? C'è il gioco alla scatoletta con il dottore, c'è la scatoletta del piccolo chimico. Dovrebbero, secondo me, rilanciare ancora più scatolette proprio, che il gioco siano le professioni degli adulti trasformate proprio in modo di gioco, per vedere su dove veramente susciti l'interesse di uno per il suo futuro.
E io non mi sono mai alzato la mattina a dire oggi non vado a lavorare perché mi aveva. È fantastico. Quello che la gente cerca qui non è solo la mia prestazione. È dare loro importanza, che ti dedichi a loro, che con la carezza sulla mano, quel contatto, proprio quel contatto sincero proprio. Il mio lavoro è sottovalutato perché è molto più complesso. Per veramente svolgerlo e essere apprezzato da tutti, tu devi diventare un po' un camaleonte e giocare tanti ruoli diversi, no? Tante volte mi sento dire, ma il tuo lavoro è niente. E sai che mi fa un male dentro? Ma come fa niente? Cioè io sono un ruolo sociale anche, non indifferente, e mi viene a dire che non fa niente. Io faccio il parrucchiere. Una volta si diceva al barbier, oppure le signore dicevano, sono mai della coiffeuse. Se rinasco, sì, lo rifarei questo lavoro. Non ho mai pensato un sol giorno di non più fare questo lavoro. È una love story infinita. Troppo bello.